Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Laurea con Covid. Oggi incontriamo Alessandro Sinigaglia. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti, buongiorno Tiziana. Alessandro si è laureato in comunicazione interculturale a Torino, presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi intitolata Professioni educative e Covid-19, il tempo del lockdown raccontato attraverso le voci degli attori del terzo settore. Come ti è venuta l'idea di questa tesi Alessandro? Allora, eh, mi è venuta eh, se, perché volevo parlare, volevo portare eh, una, un argomento che non fosse ovviamente eh, scontato, ma che fosse appunto qualcosa eh, di mio. E, eh, lo, ho pensato a questa cosa proprio nel momento del lockdown, quindi era più o meno ne, nel periodo di, di febbraio-marzo del 2020 a cui ho iniziato a poi a pensare e eh, durante una riunione con alcuni miei colleghi di lavoro... Eh, Parlando e chiacchierando di questo, di questo tema, ho detto: beh, perché non poter affrontare eh, proprio questo tema, quindi il tema educativo, eh, il tema delle professioni educative e il suo intreccio con la situazione del, data dal coronavirus, in una tesi di laurea, nella mia tesi di laurea. E quindi ecco che ho iniziato a ragionare su, su questo fino a partire l'idea di incentrare appunto il mio, la mia dissertazione su questo, su questo argomento, che quindi incrociava la mia vita della lavorativa e quindi di tutti i giorni, è la mia carriera universitaria. Ecco, dici qualcosa della tua vita lavorativa, quindi tu mh, che cosa fai di lavoro? Qual è io il tuo sono, lavoro? Io sono dipendente di una, di una cooperativa di, di, di Torino, eh, sono un educatore, sono un educatore eh, mi occupo di eh, servizi legati al mondo oratoriano, quindi come educatore di una comunità, parrocchiale, diocesana e eh, seguendo anche alcuni proge altri progetti eh, come per esempio eh, dei progetti legati all'autonomia su bambini con difficoltà cognitive eh, e quindi sono appunto un educatore e ed da eh, quasi cinque anni che sono appunto alle dipendenze di questa cooperativa e, e nel frattempo appunto ho cercato di finire questo, questo mio percorso universitario. Bello, è bellissimo quando una vita professionale agli esordi riesce a, a conciliarsi con un percorso di studi, addirittura dando vita a una tesi di ricerca. Molto interessante. Ecco, a proposito di ricerca, qual è la metodologia che hai utilizzato? Allora, nel, raccon nel raccontare questo mi sono trovato davanti a un grosso scoglio, ovvero quello di non avere tanto materiale bibliografico cartaceo da poter consultare, eh, mm. perché appunto l'argomento era molto fresco, <ride> ovviamente, e, eh, ed era quindi difficile trovare del materiale bibliografico. Quindi eh, ho pensato di eh, raccontare questo, eh, questo argomento eh, partendo proprio dalle voci e quindi mi sono... Uh, un, per, per una parte della dissertazione ho, mi sono rivolto a, a alcuni siti internet, alcune riviste eh, specialistiche, eh, come per esempio Animazione Sociale, dal, dalla quale, tra l'altro eh, ringrazio, eh, dalla, che mi ha offerto questo, questo materiale, eh, nella quale ho appunto, trovato delle, dei racconti proprio di, alcuni, eh, di alcune persone professionisti del mondo educativo eh, legate al terzo settore, che hanno appunto lasciato al, su questo sito testimonianze che mi hanno aiutato nel iniziare a raccontare l'argomento e quindi per questa parte tra virgolette bibliografica mi sono rivolto alla consultazione online, mentre per una seconda parte della, della tesi ho eh, costruito una, una traccia di un'intervista e quindi ho intervistato eh, alcuni, una decina abbondante di, di miei colleghi e eh, quindi altre figure eh, eh, educative e professionali. Ehm, e quindi le ho intervistate appunto secondo appunto l'intervista qualitativa e quindi eh, mi hanno raccontato direttamente eh, via ovviamente via, eh, via telematica mi hanno raccontato questo, il, il, loro, ecco, il loro vissuto del periodo Ve vedremo a vedremo tra poco che cosa è emerso, ma mh, prima volevo farti un'altra domanda, scorrendo l'indice della tua tesi, ho notato che tra le testimonianze che hai raccolto ci sono anche quelle dei soggetti fragili, ecco, chi sono i soggetti fragili e che cosa ti hanno detto, insomma, che cosa è emerso da queste interviste? Eh, le, nella mia tesi ci sono eh, testimonianze di soggetti fragili, eh, vissute però in modo indiretto, mi spiego meglio, ehm, ho Intervistato eh, figure educative che possono essere sì eh, raccontate come storie fragili perché eh, hanno avuto una serie di sono andate incontro a una serie di eh, problematicità nel loro percorso nel loro affrontare la, ehm, il, proprio, il proprio mestiere, il proprio, la propria professione. E che però esse eh, stesse mi hanno riportato esperienze di soggetti fragili ed ecco mm -hmm. che mi hanno raccontato. Sono stati loro eh, che mi hanno raccontato. Eh, che cosa ha voluto dire per i propri utenti, per i propri, eh, sì, posso definirli utenti del, del servizio eh, educativo, che cosa, queste persone che cosa hanno, eh, come hanno vissuto e cosa hanno raccontato della propria esperienza eh, legata al, um, all'essere utenti di un servizio educativo e quindi il, uh, il trovarsi davanti a, questa, a questo, um, tra chiamiamolo mostro del Covid e il loro uh, spesamento di fronte a questo all'affrontare questa situazione eh, quindi ecco che diciamo che un soggetto fragile che comunque vive una situazione di ancora più fragilità eh, in, questo, in questo momento storico fragilità che va aumentando su una, a, perché si appoggia su una Um, su una base ancora incerta, comunque in fase di costruzione, e che quindi ha rischiato per alcuni e per, per altri no: ha rischiato di vedersi crollare tutto il lavoro educativo, eh, legato appunto a, a, alla relazione tra l'utente e l'educatore, eh, appunto ha visto, cercato, ha visto eh, traballare questa, eh, certo. questa situazione, e quindi hanno dovuto cercare un metodo per affrontarla. E quindi il soggetto fragile che a prescindere che sia a prescindere essere un, um, una fragilità di tipo eh, fisico piuttosto che eh, comportamentale, piuttosto che eh, clinico, psicologico, eccetera. E, questo ecco che il soggetto fragile eh, ha rischiato con l'avvento del coronavirus di, vedersi, di trovarsi in una situazione di ancora più fragilità mm. eh, dovuta a tutte queste serie di circostanze venute a creare proprio in questo momento storico. Ecco. Certo, è, è molto interessante l'incipit del tuo racconto quando tu inserisci tra i soggetti fragili giustamente anche gli educatori, anche le figure educative che si sono ritrovate a, ri, a doversi ripensare totalmente come un sacco di categorie professionali naturalmente. Tu in quel periodo durante il lockdown lavoravi, hai, sei riuscito a lavorare? Allora, eh, parzialmente, parzialmente perché eh, appunto una... Una grande caratteristica della, del lavoro educativo, del mio lavoro come quello di tutti gli altri miei colleghi, è, è quello proprio eh, relazionale, quindi mantenere la relazione. Il lavoro educativo si basa su una relazione che, a prescindere dalla, eh, dal modo concreto con la quale si esplicita, ecco che deve rimanere tale, perché certo. altrimenti verrebbe a mancare eh, tutto quello che c'è dietro. Ecco che ehm, sono riuscito, ho, ho lavorato sì, in questo senso sì, ho continuato a mantenere la relazione tra me e per esempio i membri della comunità parrocchiale che seguo eh, che in molti casi anche hanno avuto delle ulteriori difficoltà personali nell'affrontare questo momento quindi è stato, um, è stato utile anche per me accompagnare loro e accompagnare anche me stesso in qualità di educatore nel vivere questo, questo momento storico quindi um, ho eh, in parte lavorato ho visto bloccato eh, il percorso con Uh, con il, il bambino che seguo uh, a scuola, nella scuola elementare, perché ovviamente non sono più uh, state aperte le scuole, soprattutto parlando del periodo di marzo-aprile. Certo, Io l'ho visto interrompere, ovviamente, interrompersi. E invece, per quanto riguarda l'altro pezzo, l'altro uh, pezzo della del mio lavoro, ecco che invece ho avuto modo di continuare la relazione educativa che ho instaurato con i membri della comunità che seguo. Certo, ecco, veniamo allora al cuore della tua tesi, quali sono state le difficoltà delle figure educative in quella fase? Beh, eh, innanzitutto diciamo, eh, mh, ci tengo a sottolineare il fatto che l'educatore è comunque una, una persona che per quanto a livello professionale eh, sa attuare tutta una serie di meccanismi eh, resta comunque una persona che impatta con, con la situazione che vive intorno a sé. E quindi, come tutti quanti sono rimasti eh, disorientati, eh, in questo, con l'avvento di questo, con il vedersi eh, la, la propria quotidianità eh, totalmente rivoluzionarsi, ecco che anche la figura educativa non solo ha visto la propria quotidianità completamente eh, da ricostruire, ma anche il proprio lavoro educativo. Quindi, se una prima difficoltà è stata eh, riuscire a eh, comprendere e eh, reagire a, a, a livello personale dicio, a ciò che eh, andava incontro a livello proprio, eh, nel, suo, nel suo essere a livello personale, ecco che subentra una seconda difficoltà, ovvero la, le restrizioni è innegabile che le restrizioni eh, hanno colpito, hanno inciso, secondo me pesantemente, su un sistema che era prima del Covid, che era basato su, eh, sulla fisicità, sulla, eh, mm. sulla vicinanza, non solo empatica e emotiva, ma anche fisica. Ecco che il vedersi, eh, in, in molti casi, interrompere, vedersi interrompere questa vicinanza, perché oh, giustamente il... il il COVID imponeva una distanza anche fisica. Ecco che secondo me è stata una seconda difficoltà che hanno riscontrato molte figure educative. Eh, e quindi il dover ricostruire eh, oppure ripensare a livello eh, concreto la relazione educativa che c'era con la propria utenza. Quindi, una se questa è una seconda, eh, una seconda difficoltà. Una terza difficoltà può essere stata quella di ehm, dover. Eh, fare i conti anche con una eh, come posso spiegare una eh, a livello, eh, a livello mh, burocratico a livello economico una eh, difficoltà in quel senso quindi è un lavoro che è eh, basato su ehm, incentivi su ehm, commissioni su bandi ecco che tutto che si viene, si viene interrotto eh, restando comunque in una bolla, ecco che eh, il, la difficoltà che diventa, eh, che spassa anche a livello più concreto, eh, in, investe anche l'educatore. E ehm, un'altra, e l'ultima, un'altra difficoltà è quella di eh, dover spiegare all'utenza all eh, e adottare dei meccanismi per eh, capire, entrare a livello empatico con l'utenza, ovvero di capire che cosa... Ehm, come loro hanno reagito a, questa, uh, a questo, nuovo, uh, questo nuovo male che è arrivato tutto di un tratto e, uh, e la difficoltà è quella di riuscire a capire come uh, rispondere alla loro, uh, alla loro richiesta di aiuto, comunque a loro, alla loro uh, vivere questa, questa nuova quotidianità, uh, perché appunto essendo tutte le persone diverse l'una dall'altra, anche l'impatto che ha avuto il Covid sulle vite degli utenti è stato diverso uno dall'altro, quindi, questa capacità, questa difficoltà nel dover raccogliere eh, i pezzi eh, di ognuno in modo diverso. Sì, eh, capisco bene quello che dici, mm, sicuramente, e questo mi fa ripensare alla fragilità dell'educatore della, della quale parlavi prima. Sicuramente è una categoria professionale che ha dovuto totalmente ripensarci, a partire, come dicevi tu, dalla, dal rapporto tra vicinanza e distanza. E infatti, quello che mi fai venire voglia di chiederti è come, come cambia, come è cambiata la, la relazione educativa. Tra le mh, difficoltà che tu hai messo in luce, ce ne sono molte che, ahimè pur essendo passato il lockdown ancora sono in corso, no? il distanziamento fisico per esempio è ancora in corso. Quindi oramai sono tanti mesi che la relazione educativa ha dovuto trovare delle altre vie, degli altri modi. Ecco, com'è cambiata? Allora, sì, mh, credo che il, questa relazione educativa eh, mh, abbia subito un'evoluzione o comunque una trasformazione, meglio detta trasformazione. Eh, nelle, sue, eh, nelle sue caratteristiche, però, nelle sue dimostrazioni concrete eh, mi spiego meglio come eh, ho detto prima e come hai riportato tu adesso: anche la, eh, la vicinanza eh, fisica tra utente ed educatore eh, è stata messa in crisi. E quindi eh, c'è stato una, un rivolgersi ad altri strumenti per continuare questa relazione. Eh, devo dire che. Una grande, un grande cambiamento è stato segnato dall'utilizzo dall sempre maggiore della, dello, strumento, ehm, dello strumento online, quindi dello strumento tecnologico come per esempio stiamo facendo noi adesso. Eh sì. eh, per esempio il, ha inciso tanto su eh, delle relazioni educative, eh, mi viene da pensare anche a livello personale con eh, i ragazzi e gli adolescenti che seguono nella parrocchia, ma anche con gli altri gruppi eh, di adulti. Inevitabilmente, il mondo digitale è entrato eh, a supplire questa, uh, questa vicinanza fisica che doveva per forza avere una uh, avere, a subire una, un distanziamento, ecco, eh, mettiamola così. E quindi ecco che, però, eh, alla base credo che al di là di tutte queste uh, manifestazioni concrete del cambiamento della relazione educativa, credo che il, la base d'appoggio su cui uh, si, si, si basano è proprio, scusa il gioco di parole, è proprio la, la vicinanza emotiva, la vicinanza empatica con, eh, il proprio, con il proprio utente. Ovvero la relazione che è venuta a crearsi eh, con l'utenza, ecco che. Eh, non, non subisce tante variazioni perché le, le differenze sono solo sul piano concreto secondo me quindi l'utilizzo di internet per fare una riunione piuttosto che il, il trovarsi di persona eh, oppure ehm, l'utilizzo della mascherina che sono comunque strumenti che ehm, non incidono che, che vanno ad incidere sul lungo tempo ma che eh, non incidono così tanto sulla base, sul nucleo, sul nucleo della, della relazione educativa, ovvero appunto la relazione. Quindi il, il vivere e l'accompagnamento, l'interessamento eh, per l'accompagnare la persona che, eh, che ci è stata data in carico, che ci è stata, con la quale abbiamo iniziato un percorso. Ecco. Quindi questo percorso che eh, ha visto un sacco di interruzioni, di cambi di... Uh, di modalità per affrontarlo, ma che comunque rimane costante. La presenza dei due soggetti è quell'elemento essenziale, che non, mh, secondo me non va a essere intaccata da uh, cambiamenti uh, a livello concreto degli strumenti usati per esplicitare questa relazione educativa. Non so se mi sono spiegato. Ti sei, sfigato, ti sei spiegato perfettamente e, e mi viene da dire quindi che insomma mh, la relazione educativa ha potuto continuare perché c'è stato un forte lavoro, un forte investimento prima del lockdown, no? cioè, prima che tutto questo accadesse e, mh, e quindi insomma il fatto di aver seminato bene prima che di trovarsi di fronte a questa sorpresa della, della pandemia sicuramente ha consentito di continuare a lavorare. Ecco mi viene da chiederti però... E con le nuove prese in carico? Tu ti sei trovato di fronte a nuove prese in carico in questo periodo? Cioè, come si fa a costruire una relazione educativa ex novo? È possibile? Ti è capitato? Allora, non mi è capitato, però credo sia possibile. Credo che sia possibile perché, eh, proprio riprendo quello che ho detto poco fa, il, la, la relazione. La, mi verrebbe da dire il, il modo con il quale eh, educa il professionista di educazione, l'educatore, entra in contatto con, il, con, il, con la persona eh, che gli è stata affidata, ecco che eh, ha delle caratteristiche peculiari e personali e mh, si basa in, in modo, avviene in modo diverso l'uno eh, dall'altro, ma credo che comunque sia sempre faccia tutto, faccia riferimento alla, alla volontà e all'amore con il quale eh, il, il professionista da una parte cerca di entrare in relazione con l'altra persona. Ecco che eh, sì, è, può essere molto più difficile eh, usando uno strumento piuttosto che un altro, ma credo che queste difficoltà possano essere superate dalla viene da dire sì, dall'amore che viene messo, e eh, la passione educativa che viene messa dal professionista eh, per iniziare, per accompagnare, per eh, svolgere quel suo, eh, quel suo ruolo che è eh, quasi, quasi sempre una vocazione, quindi eh, si rifà tutta una serie di, uh, di mh, spinte interiori, di sentimenti che... Eh, il professionista mette in campo e che superano le difficoltà, secondo me, della, causate da, eh, dall'utilizzo di uno strumento piuttosto che un altro, dall'utilizzo di uno strumento digitale piuttosto che dalla vicinanza in presenza e dal, dal contatto fisico. Certo. E quindi, mh, scusa se insisto su questo punto, ma mi sembra estremamente interessante sentirti parlare e mi fa venire in mente altre domande. E, mh, la fiducia, quindi, la si può costruire? Cioè, secondo te è possibile guadagnarsi la fiducia di qualcuno, eh, di una persona con la quale si ha una relazione di tipo educativo, ehm, anche di questi tempi, anche in questi difficili tempi? Io spero che tu mi dica di sì perché questo mi rassicurerebbe molto anche rispetto al mio lavoro. Assolutamente sì, secondo me è possibile. Eh, proprio perché la fiducia, secondo me, è, una, è un, una, un mettersi in gioco e il, il fatto di mettersi in gioco in modo autentico, in modo vivo, in modo presente per quanto la presenza possa passare attraverso uno schermo, eh, più che rispetto alla, alla, alla presenza fisica. Ecco che eh, la, la figura educativa, secondo me, basandosi sul, e mettendo in campo proprio quello che eh, a livello personale è, riesce a, comunque a eh, ricevere fiducia dall'altro. Perché ehm, l'altra persona, secondo me, a prescindere, come dicevo prima, dai mezzi, eccetera, eh, riesce a percepire il... il L'autenticità e la voglia che eh, dall'altra parte ci sono nell'entrare in empatia con loro, di entrare in relazione con loro. Questo credo che sia una cosa fondamentale, che, eh, e questo mi dà eh, anche, da, mi è anche da dire che anche in presenza, quindi anche in una, in una situazione di normalità e di eh, contatto fisico, di vicinanza fisica, ecco che se una figura educativa eh, non si dimostra eh, autentica nell'avvicinarsi all'altro. Ecco che a prescindere dallo strumento, quindi in questo caso uno strumento buono come la vicinanza fisica, non va a cementare quella relazione che in realtà sarebbe eh, cementata da un'entrata un in gioco eh, viva, solida, vera, mm. concreta, presente. Sì. Sì, questo sicuramente, su questo sono pienamente d'accordo. Ecco Alessandro, quindi a tuo avviso quali sono le sfide che il, il terzo settore deve affrontare in questo momento storico? Che ha affrontato, ne abbiamo un po' parlato, ma che ancora deve affrontare, perché insomma, la normalità, spero che si avvicini, ma è ancora distante, ancora non ci siamo, ecco. Beh, eh, il, parlando di terzo settore, mi viene da pensare che il la pandemia è stata eh, è stato un modo, eh, è stata un'occasione un eh, per potersi, per poter dire e eh, poter affermare il proprio ruolo fondamentale per la base, del, a livello sociale, per la tenuta sociale del paese. Eh, mi spiego. Eh, il ruolo dell'educatore è un ruolo che è in continua evoluzione, in continua affermazione da, da, parecchi, da qualche decina d'anni ad oggi, che ancora continua, secondo me, è un processo che continua a verificarsi e credo che l'avvento di questa pandemia e quindi la, eh, questa situazione abbia fatto emergere eh, un po' di più rispetto, eh, rispetto a prima l'importanza e la concretezza di questo, eh, di questo del, del ruolo del terzo settore ovvero del ruolo di assistenza di non di sussistenza ma di assistenza no? eh, e quindi credo che una delle sfide che deve affrontare è quello di continuare di non lasciarsi sfuggire tra le mani questa occasione per continuare un percorso che è iniziato alcuni anni fa e che però oggi credo che abbia avuto una... abbia visto un velocizzarsi a livello non solo locale non solo a livello appunto sì locale, comunale eccetera, ma proprio a livello nazionale è innegabile che questo, eh, questa pandemia abbia causato eh, tantissimi danni eh, e tantissime, eh, da dire, brutte cose, se posso usare un termine molto terra terra, a livello, eh, a livello eh, scientifico, quindi a livello, a livello medico, ecco, eh, abbia causato un sacco di, eh, di, di lutti, di, eh, di mal la malattia, ha portato eh, tutte queste conseguenze. Ecco che... Eh, vediamo in parallelo però anche un avvicinarsi eh, di tutta una serie di situazioni critiche eh, vissute però a livello personale e vissute ehm, a, causa, a causa del Covid e che credo che il terzo settore in questo, in questo momento abbia l'onere e l'onore e il dovere però anche di riuscire a eh, raccogliere tutto questo che sta succedendo. In questo momento a livello personale, a livello educativo, e il, una delle sfide sarà quella di gestirlo per riportarlo uh, sulla giusta strada e non lasciare che queste conseguenze possano essere una, uh, un modo di. Um, di, di portare l'utente oppure di portare le persone a perdersi piuttosto che a ritrovarsi. Ecco, certo. il, la capacità del terzo settore eh, deve essere quella, secondo me, di riuscire a, a, a rimettere a posto i pezzi, di accompagnare, di prendere per mano ulteriormente eh, chi ha bisogno in questo, in questo preciso momento per accompagnarlo più di prima, mi verrebbe da dire. Eh, e questa vicinanza che in realtà, anche se non, non si può fisicamente, che deve essere ancora più solida e compatta eh, a livello appunto a livello, a livello, a livello di accompagnamento e di vicinanza con con una Grande responsabilità anche che eh, appunto investe il, tutto il, il mondo della, delle cooperative, della, del, degli enti di, di assistenza, eccetera, del terzo settore. Certo, infatti quello che auguro a noi educatori e al terzo settore in generale è di essere all'altezza della situazione. Esatto, lo no, credo sì, anch'io che sì. questa sia una sfida, il doversi sentire all'altezza della situazione e di, eh, avere, eh, di eh, essere riconoscenti e, e, e riconoscersi un ruolo che finalmente ci, eh, sta iniziando a essere, eh, a essere visto anche al di fuori del, del, del mondo educativo. Certo. Certo. Alessandro io ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza che insomma è andata ben oltre la tua tesi come abbiamo scoperto chiacchierando, quindi grazie davvero per, per questo confronto che è stato molto interessante e in bocca al lupo per, per il tuo lavoro e per il tuo futuro. Grazie mille, grazie a tutti per, eh, per questa occasione, è stato un piacere poter dialogare con, con te. Anche per me, grazie Alessandro, ciao. Un saludo.